Buonasera. Buonasera madre. Allora, volevo soltanto aggiungere che è uno scoop internazionale, perché loro non sono mai uscite la sera da questa casa famiglia. Discoteca stasera, ma abbiamo rapite proprio. Sono da un lato emozionatissime, dall'altro hanno paura che ci sia tantissima gente e vogliono dedicare a chi ha circa 250 anni, un canto di origine addirittura irlandese, che è stato poi trasformato in latino successivamente, in francese, precisamente in italiano, e non posso dire le due Marie, c'è anche. E quindi cosa accade adesso? E quindi canteremo insieme. Come canteremo insieme? Anche tu. Anche io? Sì. Ma io sono suonata. Non fa niente. Andiamo. Ci serve una chitarra. Una chitarra che forse troviamo una chitarra. Cerchiamo anche di impegnarci quotidianamente per tenere, insomma, un po' il sorriso a questi bambini che spesso si portano dietro la radio. Giuseppe, ringrazio Giuseppe, rappresentanza del centro diurno Volto Santo. Ci sono dei dépliant fuori per chiunque di voi voglia prendere, insomma, conoscere meglio, insomma, questa realtà. Quindi grazie Giuseppe, grazie. Allora, parlando del premio attore, io parlo di quello, abbiamo prima chiesto i video e c'è stata la prima selezione, appunto, dalla quale sono stati selezionati i nostri quattro finalisti, e già lì è stato molto difficile. Erano cinque, una finalista da Roma non è potuta venire per problemi di salute. Perciò sono diventati quattro. E abbiamo scelto, appunto, come dicevo prima, abbiamo voluto avere una giuria molto numerosa proprio affinché si stesse nella serenità della trasparenza, della verità del lavoro. Il voto che sarà dato è innanzitutto uno numerico, ciascuno ha una scheda, queste bellissime carte che ho in mano. Avete avuto tutti i giurati, vero? Tutti la scheda. Spero, se no chiedo Venia e tanto ci prendiamo dopo. Ci sono cinque parametri di valutazione. Interpretazione in generale, l'utilizzo del corpo, perché stando sulla scena il corpo parla tantissimo, l'utilizzo della voce, la consapevolezza del testo e dizione nel senso di proprio utilizzo della scelta linguistica anche. No? Queste sono le cinque categorie individuate, ciascuna con un voto numerico da 1 a 5, in caso di ex aequo aumentiamo. Da Torino, con un monologo tratto da Medea, di Euripide, vi prego di azzittire tutti i telefonini, perché ovviamente i ragazzi vanno a voce. Giuria Barbi. La giuria invece, a parte la prima giuria di selezione, la giuria nutrita che è qui presente da noi, ce l'hai tu qui, brava. E abbiamo esattamente Marinella Anaclerio, Maria Pia Autorino, Vincent Redire, Pasquale Bellini, Andrea Costantino, Livio Costarella, Italo Interesse, Leo Listingi, Stefano Mainetti, Fabiano Marti, Antonio Minelli, Elena Sofia Ricci, Barchieri, perdon. Quindi la dovevo dire prima perché questi sono in ordine alfabetico. Vito Signorile, Enzo Strippoli, Nietta Tempesta. Per il premiatore la giuria sarà presieduta da Elena e da Elisa. Per il premio Katie Volpe sarà presieduta dalla regista attrice Maria Pia Autorino. Infame. Mille volte infame. Non trovo un'altra parola per esprimere la tua vigliaccheria. Sei venuto da me. Sei venuto da me, essere odioso. E riesci anche a guardarmi in faccia dopo il male che mi hai fatto? Non è audacia, non è coraggio il tuo, ma solo spudoratezza, il peggiore dei difetti umani. Ma hai fatto bene a venire. Mi sentirò più leggera dopo averti detto quello che penso di te. Ed ascoltarmi per te dovrà essere un tormento. Io voglio cominciare dal principio. Se la morte, signor mio, fosse come uno di quegli insetti strani, schifosi, che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso. Lei passa per via, un altro passante all'improvviso lo ferma e cauto,
con due dita protese, le dice: scusi, permette, lei, caro signore, c'ha la morte addosso. Fissate un po' i nomi per la giuria, questo è anche per applaudirli, ragazzi, venite. In ordine di apparizio di sorteggio, Giulia Balbi, Medea, ha presentato, Emilio Marchese, l'uomo dal fiore in bocca, Anna Colautti, Medea, Arianna Di Muro, Sedimento. Grazie, ragazzi. Ora grazie. È una donna vera, un'attrice vera, con dei forti valori morali, con dei forti valori di onestà nei confronti della professione, nei confronti del nostro lavoro, che molto spesso ci porta a un grande stress, come dire, psicologico, dovuto proprio alla grande fatica che ci vuole per interpretare un ruolo. E in questo caso Katie aveva veramente un'energia magnetica. E, cos'altro dire? Quindi, parlando specificatamente di questo premio, l'idea appunto di dare, diciamo, la decisione ultima spetterà a te, vi riunirete adesso e quindi sì, l'attrice naturalmente, sì. Infatti abbiamo già detto a De Viglio che lui è fuori da questa. L'importante è che lei le tre ragazze, una grande caratteristica, certo. Che è una grande orgoglio, tanta emozione. E abbiamo un ospite speciale di danza, perché me la rifilo ogni volta possibile. Mandala Dance Company è una compagnia laziale, ha sede alla Dispoli. Paola Sorressa è la coreografa e ideatrice della compagnia, assieme a Lucien Bruchon, che fa le luci. È anche di origine pugliese, questa è la prima volta che la compagnia danza in Puglia, facciamo un po' speciale. Loro ci presenteranno mentre la giuria lavora. Speriamo di lavorare velocemente, così poi la vediamo bene anche noi. Però Focus, concerto per corpi. Buona visione. Grazie. Grazie. Buon lavoro, giuria.
manda alla Dance Company, Paola. Grazie, Paola, ragazzi, Paola, coreografa, giusto? Ma noi ora dobbiamo saltare l'ostacolo? Cosa succede adesso? Questi rimangono qua? No. Quindi è la prima volta che vi siete esibiti qui in Puglia? Sì, è la prima volta. Grazie infinite a voi, grazie di questo bel regalo che è stato fatto agli amici del Primo Attore. Grazie Paola. Grazie a tutti. C'erano tre frati, un francescano, un domenicano e un gesuita, che erano molto amici durante la loro infanzia, ma poi si sono persi di vista. Dopo 30 anni si ritrovano a un convegno del clero negli Stati Uniti e decidono di celebrare questo incontro con una partita di golf. Ma quando arrivano sul campo da golf si rendono conto che è quasi impossibile per loro finire la partita perché ci sono tre persone di fronte a loro che non sanno muoversi. Ci mettono 2 ore e mezza a raggiungere il primo buco e dopo altre 2 ore non hanno ancora raggiunto il secondo buco, per cui rinunciano alla partita, vanno a lamentarsi col direttore del corso. Ma insomma, come aspettano loro che qualcuno possa giocare da voi se lasciate delle persone che chiaramente non sanno giocare o ostruire il gioco? Il direttore dice: mi dispiace molto, reverendi padri, ma vedete, è un miracolo se quelle persone di fronte a voi potevano giocare del tutto. Quelle persone sono cieche. A sentir questo il francescano esclama: benedetto sia Dio misericordioso per il dono della volontà che permette a quelle persone di superare il loro handicap. Il domenicano dice: benedetto sia Dio misericordioso per il dono dell'intelligenza che permette a quelle persone di vedere le cose che non possono vedere con la loro vista. Ma il gesuita, molto più pratico, domanda: perché non giocano di notte? E questo è stato per me veramente l'insegnamento. Qualunque occasione della vita è un'opportunità, quindi voglio veramente congratulare lei. Non riesco a dire il suo ultimo cognome, mi disculpi, ma quindi la signora Ricci, per il loro papà mi offro le mie condoglianze per la sua perdita e veramente mi congratulo per questa visione della vita che è anche la mia. Grazie. Mara, ti possiamo aspettare anche il microfono per dire la parola. Vorrei solo ringraziare tanto, perché è una magnifica opportunità. Ci avete concesso stasera di poter vedere uno spettacolo di danza che ci ha commosso, emozionato, e quindi poter immaginare una trasposizione di questo testo, che è un testo comunque difficile da, come dire, mettere in scena, perché ci sono interpreti di colore e perché racconta della tratta, poterlo immaginare invece in una veste differente, quindi attraverso la danza, per me è un grande regalo, mi emoziona molto e sono felice e riconoscente. Grazie. Grazie alla giuria e grazie a tutti. Davvero. Grazie. Complimenti ancora e grazie di essere venuto. Grazie Mara. Grazie. Prego. Quindi siamo al momento finale. Vorrei solo sapere se legando, okay. Legando, i ragazzi ora, gentilmente infatti, ora porteranno finalmente il tavolo delle premiazioni. Perché entriamo. Vogliamo sapere se la giuria è in sala. Ci date voce? Ci siete qui? Avete deliberato? Ah, eccoli. Oh, okay. Li abbiamo visti scannarsi un po' là dietro. Vi abbiamo visto. C'era una discussione animata. Ci ha fatto piacere vedervi vivi nella situazione. Beh, perfetto. Allora, grazie. Siamo giunti perfetto, al momento della premiazione dei testi teatrali. Grazie per la pazienza. Grazie ragazzi, ok. Grazie per la pazienza. Prima vorrei dire che ringraziare innanzitutto, ma la inviteremo poi qui alla fine, Florisa Sciannamea, che ha creato la così chiamata da noi Musa Artemisia, forse la decima Musa. È un logo bellissimo, appena consegneremo la prima targa ve lo mostreremo. È una donna, una musa che abbraccia, innamorata del teatro, ecco, come siamo noi, la buona interpretazione. Quindi con questo logo abbiamo realizzato, grazie all'aiuto del grafico del nostro amico fotografo e anche grafico Vincenzo Catalano, quello che poi vedrete realizzato tra poco. Quindi testi teatrali, pazienti, hanno aspettato sino ad ora, diamo il via dal terzo classificato in poi.
Allora, dunque, premiazione a testi teatrali, la giuria che li ha esaminati è già stata nominata. Abbiamo quattro finalisti, come vi dicevo all'inizio, perché abbiamo un ex aequo. Ma partiamo dal terzo classificato, che è uno dei nostri attori, Emilio Marchese. Emilio, vieni. Elisa, vieni. Con il testo Giudi. Elisa, sali. Sali anche perché forse ci devi dare un foglio. Emilio, sei qui. Lo so che sei qui. Non ti vedo. Eccolo. Intravedo una figura che corre. Com'è andata? Mm-hmm. Mamma mia. Vabbè. Vogliamo sapere. Retroscena, vogliamo sapere. Ecco qua, quindi ti chiediamo di aprire. Ecco, la nostra musa Artemisia, è la prima volta che usiamo questo logo come oggetto, come simbolo della nostra associazione e ci fa piacere davvero averlo realizzato con l'aiuto di Marco Dionisio Artigraph con la cornice in plexiglass e la stampa su tela. Quindi ci auguriamo, l'idea è quella di poterlo mettere un muro su un mobile e poterselo godere. Sì, ah, grazie, okay, grazie. Questo. E l'amministrazione comunale ci fa dono a loro di questi bellissimi volumi su San Nicola scritti dal Vincenzo Catalano, il nostro fotografo, quindi è un pezzo, sia un bel ricordo insomma per voi. Prego Elisa. Grazie mille, complimenti per la tua seconda classificata. Andrea Cataldi con Tre dita. Andrea è in sala, certo. Vero? Sì, sappiamo che è venuto. Ok. Grazie, Andrea, tutto il buio, è veramente un salto nel vuoto quando si scende, immagino. Complimenti Andrea. Ciao Andrea, un attimo che viene. Ben tornato perché il nostro amico del premio letterario, Andrea. Ecco, sì, strappiamo tutto. Ecco la nostra valletta, Elisa Valletta. Grazie, la foto. C'è qualcuno che ci fa la foto? Grazie. Complimenti Andrea e grazie, so che è stato faticoso organizzare la trasferta. Grazie Andrea, grazie, complimenti. Ed ora cosa abbiamo, Maria? E abbiamo un ex aequo al primo posto. E quindi chiamo io. Vai prima tu. Mara Venuto da Ostuni con Faith. Prego Mara. E qui Ludovico Balducci con Giobbe, che viene dalla Florida, ragazzi. È venuta apposta dalla Florida per te. Noi Mara. Siamo felicissimi. Complimenti Mara, peraltro autrice di un testo portato in scena da un'attrice. Mara è autrice del testo con cui Anna è arrivata in finale. Ludovico con dottor Balducci, complimenti, siamo veramente contente di averla qui oggi. Ecco, possiamo fare una foto tutti insieme e poi c'è una sorpresa, quindi il tempo della foto e c'è una bella sorpresa per voi. Di là. Grazie. Allora, ecco, Mara viene da Ostuni, giusto? Sì, ho già detto. Quindi qual è la sorpresa? C'è un ulteriore, speriamo, dono per voi, la messa in scena dei vostri testi, entrambi. Come la vedo sbalordita, dottore, sono veramente contenta. Chiedo scusa, soltanto una piccola cosa, il dottor Balducci ci ha scritto quasi in prossimità della scadenza dicendo ma io ce la faccio, ma dal cielo in inglese, alle accettate, io ho detto guardi, no, insomma, dobbiamo accettarlo in italiano, ce la fa a fare la traduzione e ha fatto con una velocità incredibile perché dopo una decina di giorni mi ha mandato il testo in italiano. Ma spero di non avere un premio come corridore invece che come scrittore. Comunque, voglio seguire la raccomandazione del mio parroco che dice che ogni discorso efficace deve essere come il vestito di una donna, abbastanza lungo per coprire l'essenziale, abbastanza corto per restare interessante. Quindi voglio solamente sono estremamente commosso perché come io ho 74 anni e come oncologo ho messo veramente in questo monologo la mia esperienza di medico e sono così grato a loro, a questo premio per avermi dato la possibilità di esternarlo. Ho messo
questo. Voglio ringraziare in particolare mia moglie che è venuta con me dalla Florida e che Claudia e tutti i miei amici qui, ho molti amici fin dai tempi dell'Università Cattolica qui a Bari, e tutti questi si sono venuti e sono, li ringrazio veramente di cuore. Infatti io volevo dire che tu sei venuto apposta, appositamente dalla Florida per la nostra premiazione, e ha approfittato di prima di dare, per invitare alcuni suoi, prima di dare voce anche a Mara, vorrei invitare sul palco il nostro amico regista attore Antonio Minelli, perché una delle due messe in scena sarà curata, diretta, la regia sarà di Antonio. Prima ancora che noi decidessimo il tutto, lui mi aveva già avvisata che aveva individuato questo testo, che avrebbe comunque messo in scena se l'autore fosse stato d'accordo. Antonio, grazie. Quindi, vieni. Antonio, sei... Vieni. Sei... Quindi, Giobbe sarà messo in scena, prodotto da Artemisia e Res Extensa, quindi le nostre due realtà artistiche, ma vi presento la regia di Antonio Minelli. Abbiamo creato questa sinergia. Beh, mentre lo leggevo l'ho visto praticamente già in scena, lo vedevo, era testo molto crudo, la tematica ovviamente molto forte, ed era già scritto per come una visione e anche un ascolto, quindi sicuramente mi ha colpito, tanto è vero che infatti ho detto: io non so chi vincerà, ma io questo lo porto in scena. Poi sono ovviamente molto contento che abbia anche vinto e lo porto in scena. Peraltro in sala c'è anche l'attrice che lo rappresenterà, che Silvia Mastrangelo. Silvia Mastrangelo che è qua da qualche parte, e così, anzi, certo, Silvia... Il dottor Raducci tornerà poi per la prima di Giobbe. Se mi dico tra tre settimane vado in pensione anche, quindi mia moglie è andata in pensione sei mesi fa e io vado in pensione tra tre settimane, quindi posso venire in qualunque momento. Mara, Faith, vorremmo cogliere la sfida di metterla in danza. Un lavoro, è un testo che parla delle forti questioni sull'utilizzo del corpo della donna, la scelta dell'utilizzo del corpo della donna mercificato in quanto prostituzione, in quanto sfruttamento di questo. Ci è sembrata una sfida che vorremmo cogliere, perciò dare corpo alle tue parole in questa maniera. Cioè, due testi che vi invitiamo a vedere sul palco, qua, su questo palco. Prima non dirò niente per i prossimi. No, non dico niente, dico niente. E quindi a te. Ma iniziamo premiamo il premio Ketty. Giusto. Prima, quindi ci vediamo prima premio Ketty. Quindi, certo. Invitiamo qui Giulia Davide e Giulia Ritossa per venire a premiare. E Maria Pia. E Maria Pia, naturalmente, che è stata la presidente della giuria di questo premio dedicato a Ketty. Maria Pia che ci dirà chi è la vincitrice e ci dirà... Ah, sale anche Rodolfo. Prego. Grazie. Allora, Maria Pia. Allora... Per la capacità di trasmettere momenti grintosi e consapevoli di una Medea mediterranea. Anna Colautti. Anna, dove sono le attrici? Eccola. Complimenti. Yeah.
Sono molto onorata di ricevere il premio dedicato a Ketty. Ho avuto l'occasione di conoscerla, di incrociarla in qualche camerino. E essendo io pugliese e avendola vista più volte sul palco, memorabile la sua lupa. E quindi ricevere il premio intitolato a una grande artista come Ketty non può essere che un onore. Grazie. Grazie. Fare difficile, questo, voglio difficile. Sapere se avete okay. Molto difficile, le differenze sono veramente di un punto fra tutti quanti, con pareri assolutamente giustificati da parte di tutti e molto molto discordi in certi punti, e quindi è interessante. Vi abbiamo visto, sì, eravate molto sì, animati. Sì, penso una cosa che esorto a tutti e quattro i finalisti è veramente, se avete domande, fatecele, perché tutti quanti abbiamo avuto, tant'è che non ci sono motivazioni scritte, perché per tutti vale un po' la stessa motivazione, di un valore, di molto potenziale, e ancora di più vale una stessa esortazione di osare, di spingere molto, molto, molto di più, molto, ma di fidarsi, di osare, di spingere, di mangiarsi i personaggi e andare a fondo nel tentare di capirli, nel tentare di capire il personaggio, ma anche l'intenzione dell'autore, che non si può mai scordare. E questo ha fatto sì che ci fossero pareri molto dissonanti fra la visione del potenziale dell'attore e la comprensione del testo, le interpretazioni, in maniera positiva per tutti quanti, eh? Cioè per un percorso, penso sia una grande occasione per imparare qualcosa, che penso, appunto, tornando a quello che dicevamo prima, a babbo, al boss, è la cosa più importante che speriamo tutti quanti ci portiamo a casa da questo premio. Partiamo col quarto classificato, Emilio Marchese con L'uomo dal fiore in bocca di Pirandello. Emilio, ecco, vorrei ricordare e dire questo: la somma dedicata alla premiazione è messa a disposizione del... Sono qua, eccola. Dall'Esextensa. Sono qua. E niente, Emilio, complimenti. Scusate, Emilio, interessa la targa, ma forse interessa di più questo. Grazie. Grazie, complimenti, complimenti. Terzo. Al terzo posto, con una delle due Medee, la Medea di Euripide di Giulia Balbi. Giulia. Dov'è Giulia? Si sono più o meno tutti, credo, formati, se ricordo bene, in accademie diverse, e quindi hanno tutti una formazione dietro. E questo è stato riconosciuto e apprezzato da parte di tutti, lo studio e la tua. Segno ovviamente, c'è la cifra ma non c'è l'intestazione, quindi venite dopo da me perché ve li devo intestare io, ok? Grazie. Allora, brava. Quindi sono due ora, Due, ma leggo un'incollatura due. Veramente. Sì, mi stavo già confondendo. Leggo un'incollatura come voi. Al terzo posto, Anna Colautti con L'altra Medea. Ti auguro. Il secondo posto, perdo, io lo sapevo che mi sarei confusa perché c'ho qua il numero di presentazione. Secondo, Anna, ecco. Secondo, perciò. Secondo. Brava, perdone. Ne metterai due? Questa a te. Grazie. Elisa, da poco. Facciamo salire Elena, però in questo momento del premio al papà, e quindi
Elena è con noi all'inizio ed è con noi alla fine. Grazie. Microfono? Eccoci. Eccoci qua. Quindi è stata animata questa discussione? È stata, sì, vedete dei rivoli di sangue scorrere. No, è stata animata, ma ha già detto molto bene Elisa, insomma veramente la differenza ragazzi è di un punto, ci siamo scannati su delle bischerate perché eravate tutti quanti molto molto vicini. Quello che più abbiamo apprezzato è veramente questa, questa si vede che avete studiato, si vede che siete che vi dedicate, si vede che vi date da fare. Come diceva Elisa, io da collega mi sento di dirvi veramente cercate di quando affrontate un testo di vedere bene l'autore, che cosa intende, chi è l'autore, quindi non so, l'ironia di Pirandello, anche il sarcasmo di Pirandello, la commedia di Molière, i tempi comici, quindi no, magari stringere un po' i tempi, la tragedia, se si affronta Euripide piuttosto che Shakespeare, bisogna andarci un po' più in fondo. Non abbiate paura, buttatevi, rischiate di sbagliare, ma buttatevi, perché sennò c'è sempre il rischio di essere corretti, ma un po' generici, no? Invece dovete divertirvi, vi dovete lanciare, fregatevene di se siete corretti o no, siate scorretti, siate coraggiosi chiaramente questo indagando l'autore, cercando di capire bene dentro le parole che cosa c'è, che cosa vuol dirci l'autore, che cosa ci vuole dire oltre alla parola, perché è inutile che io vi spieghi che quello che va raccontato non solo sono le belle parole con la bella musica di cui magari noi attori ogni tanto finiamo col bearci, ma è quello che c'è fra le righe, cioè cosa ti sto dicendo oltre al testo, cosa voglio farti arrivare. Ecco, allora quando studiate un testo mettetevi lì, dice sì, ma che vuole dire a parte queste belle parole, che cosa sta dicendo Medea piuttosto che, no, chi vuole colpire, a chi sta facendo riferimento, quali rabbie, quali dolori o quali, a seconda del testo, come dire, sentimenti per se stessi e verso gli altri spingono quel personaggio a dire quelle precise parole, ma insieme c'è dell'altro. Allora cercate di riempire gli spazi bianchi mettendoci del vostro, osando e fregandovene di essere corretti, perché di corretti è pieno. Buttatevi, usate di più, proprio... No, l'arte non è quella. Buttatevi a piene mani, buttatevi per terra, fate delle cose esagerate, ma osate. E mi raccomando, nella commedia, i tempi, Ho fatto la lezione. Grazie. Non ho resistito. Grazie. Marianna di Moro. Marianna, eccoti. Complimenti. Sì. È il premio del Babbo Boss. Sì, che c'è la fotografia, c'è Massimo Nardi col sito dell'arte, Letizia Gatti, Carmen Surico, ci sono tanti flash, ci sono le foto. Grazie, grazie a voi di essere qui come sempre. Il vostro lavoro offerto per la cultura, per l'arte, perché questo è un premio, come dicevamo, senza, scusami Elisa, finanziamenti, e quindi siamo contenti di queste collaborazioni. E a proposito di questo, non scendere, Marianna, vorrei qui tutti i ragazzi, perché c'è l'ultimo ulteriore premio sorpresa, che è la data in teatro. La data in teatro vuol dire che anche cinema offre il teatro ad uno di loro per una esibizione, quella che loro vorranno, ed è un grandissimo regalo, quindi ci sono due messe in scena e una data in teatro, quindi ragazzi salite, perché, e chiediamo ad Andrea anche di salire, perché c'è l'ultimo premio da segnare. Tutti i ragazzi che hanno concorso, i quattro ragazzi, sì. Ragazzi, ci siete? Siete già scappati con il segno? Sorella, non c'è nulla. Eccoli Andrea, ecco qui Andrea.
La scelta è tua. Il microfono? Il tuo palco. Buonasera. Io sono stato travolto da una settimana da queste due ragazze. E ho fatto una premessa quando mi hanno detto, perché tutto è venuto fuori un giorno dopo l'altro, mi hanno detto dovrei dare un premio. Io pensavo che lo desse alla giuria, invece poi mi hanno detto a bruciapelo ieri, no, il premio lo devi dare tu. Ok. Però così non hai litigato. No, non abbiamo litigato. Poi ho letto la lista dei candidati e è venuto fuori un piccolo conflitto di interessi, perché io Mariana la conosco da tanti anni, abbiamo anche lavorato insieme, e quindi ho detto ma io come faccio? È strano dover valutare una persona che conosci, con cui hai lavorato, però poi mi sono seduto lì e ho detto come sempre io mi devo assumere le responsabilità di quello, la responsabilità di quello che sceglierò. E sceglierò ovviamente in un modo imparziale. Non morire, sì. È normale, andiamo. ho partecipato a, quindi pazientemente alla giuria, mi sono messo in un cantuccio, però la mia valutazione, perché è stata una sorpresa veramente incredibile, il premio va a Marianna, nonostante la sorpresa della giuria l'abbia già premiata, però trovo giusto perché questa è stata la mia scelta, perché è stata veramente una bellissima sorpresa, anche perché noi abbiamo lavorato insieme nel 2004, quindi io non la vedevo all'opera da allora. Quindi insomma io penso che è una bella prova da affrontare, dal premio. Dobbiamo fare gli attori, dobbiamo stare davanti e prendere la luce, questa è un'altra cosa che dovete imparare. Ha detto che per me oggi è come Natale. Glielo diamo il microfono, va bene che devi andare a voce, però... No, ho detto che per me oggi è come Natale, per cui sono piena di premi e quasi mi imbarazza. Vorrei dividerli con tutti voi. Sì, se ci inviti a cena, davvero, però un piccolo ringraziamento io lo voglio fare a Ketty, perché davvero Ketty mi ha insegnato che si può essere artista e nello stesso tempo madre, che non è una cosa scontata. Possiamo avere tutta la giuria qui sul palco, c'è un piccolo omaggio per voi, se ci fate il piacere di salire, noi saremo felici di concludere con un po' di musica, con una ballata questa serata di condivisione, la stessa ballata di prima, grazie Maurizio. Presidente Cascella, Florisa Cennamea, Franca Pastore, la nostra terza Artemisia, perché noi siamo tre sventurate a portare avanti questo progetto, e distribuiremo degli ulivi con la radice, quindi vi preghiamo veramente di curarli con amore, perché questi sono il simbolo della nostra terra e sono stati realizzati nella loro confezione da Vincenzo Catalano, e quindi ne abbiamo il piacere veramente di regalare un pezzo di Puglia a tutti. Riusciamo a fare una foto? Luisa? Presidente Cascella, la vogliamo qua. Perché le tre sorelle che sono in platea vogliono fare la foto con Elena, ci sarà un motivo?